Amici di TeleBS, eccoci qui, siamo a Piazza Repubblica. Ora ci hanno spento la luce per creare più atmosfera, ma il mio amico cameraman ha pure la luce qui davanti. Siamo pronti per iniziare questa bella serata, il carnevale da favola qui nella piazza. Guardate quanta gente, ci siamo tutti tranne mia suocera. E da Giovanni Cangialossi, cosa dire, oggi parlerò un po' di mia suocera, anzi sparlerò di mia suocera, ma non ditelo, eh. E oggi si festeggia forse il martedì grasso, ma io mi chiedo, io casugno sicco sicco, il martedì grasso proprio a mia, però oggi ci divertiremo, vi aspettiamo e se niente, altrimenti ci vediamo in TV. Un saluto da me e il mio amico regista qua, ci vediamo dopo, da Giovanni Cangialossi, che fotomodello, sono talmente magro, ero lì in piazza, una signora mi guarda, fa dal vivo, pare muoi tu. Il carnevale da favola per la città di Mazara del Vallo, grazie all'associazione Abilmente Uniti, a tutti coloro che hanno collaborato per questa bellissima iniziativa, Mazara del Vallo avrà dei giorni di festa e di allegria. In un momento particolare, difficile per il territorio, non soltanto comunale ma anche per l'intero paese e per quello che accade in tutto il mondo, penso che bisogna approfittare anche di questa festa allegorica che è il carnevale per cercare di portare un po' di allegria nelle case degli italiani e anche dei cittadini mazzaresi. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto, quindi dalle associazioni agli istituti scolastici, alle imprese anche private che hanno dato il loro contributo economico e ritengo soprattutto che il Comune di Mazara del Vallo, nonostante abbia dato un contributo economico per la buona riuscita dell'evento e i servizi necessari e indispensabili, abbia sicuramente avuto bisogno dell'appoggio di un'intera comunità per poter realizzare questo importante evento. Quindi buon carnevale a tutti e buon divertimento. Oggi siamo orgogliosi del risultato ottenuto. Io l'ho detto, questo carnevale non sarà magari il migliore d'Italia, ma a mio parere è il più bello. È più bello per i grandi valori che comunque ha assunto, grandi valori umani. Oggi è stata molta gente partecipe di questo bellissimo progetto. Ringrazio l'associazione Abilmente Uniti che ha ideato questo progetto e ringrazio il sindaco Nicola Cristaldi che ha sposato questa iniziativa. La città è scesa in piazza, abbiamo portato il carnevale nel cuore della città, nell'arteria della Corso Umberto. L'anno scorso non siamo potuti transitare da lì, quest'anno ci siamo riusciti e abbiamo riempito la Corso Umberto di fiume di persone. L'obiettivo era quello di fare sorridere la gente, era quello di fare divertire i bambini, ma soprattutto gli attori principali sono stati i diversamente abili, le associazioni del volontariato di questa città, tutte le scuole, le parrocchie di Mazara 2 e Borgata Costiera. Questo è il tutto del carnevale. Il nostro carnevale è all'insegna della grande aggregazione sociale. Noi ci siamo contraddistinti, ci abbiamo messo la faccia, devo ringraziare tutte le attività commerciali che ci hanno sostenuto, tutta l'amministrazione comunale che ha approvato questo progetto in giunta. Questo è un punto di partenza, l'ho detto nelle altre interviste, è un'idea a mio parere geniale, un'idea da sposare e da migliorare negli anni. Questo è l'anno zero, naturalmente ci lavoreremo, ci impegneremo, l'obiettivo è quello sicuramente di regalare dei sorrisi a quei bambini che spesso e volentieri sono dimenticati anche dalla politica del passato, perché noi ci mettiamo la faccia, ci possono anche criticare, ma noi ci siamo. Mazara è meravigliosa, lo vede la massiccia, ce lo dimostra la massiccia presenza delle persone proprio qui stasera, ha partecipato, ha risposto. Noi non siamo contrari anche ad altre iniziative, ma una cosa è certa, questo è un carnevale da esempio per molti. Grazie.